Solo con il ferro? No, 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 si fa con... Salve, buonasera. Salve. Salve, e che cosa ci fa qua dentro? Che cosa sto facendo qua dentro? Sto lavorando. A che cosa? Devo avere un po' di sabbia in questo posto. Mi serve sabbia e devo poi migliorarla, farla diventare vetro. Ah, sta facendo una vetreria. Sì. No, perché io sono finito qui casualmente. E come ci è finito qua casualmente, mi scusi? Guardi un po', c'è una caverna enorme. E lei è arrivato da qui? Sono arrivato da qui. E lei cosa ci faceva? Tu sei muso. Vabbè. Sono arrivato qua, mi sono incuriosito, ho visto delle luci. Ah, certo, beh, come vede, sì. Ma com'è possibile che io sia muso, sei muso, ma fate esplodere? Sta facendo il vetro, lei. Sì, allora, che ne pensa? Dice che ci metterò tanto? Sì, ci metterà veramente ma molto tanto. Ma signor Tirlosa. Sì, sì, Pisolo. Il conte. Come, mi scusi? Voti il conte. No. Perché no? Non credo. Bello, vi vedo. E allora diventerai del vetro. No, 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 mi scusi, cos'è questa violenza? Lei non può prendersi voti con la violenza. Lei non può prendersi voti con la violenza, giuro. Adesso le do fuoco. Le do fuoco, brucerà con me, brutto maledetto. Vota il conte. Se ne vai. Violenza sulle donne. Lo farò sapere a tutti. Nessuno ti crederà. Aia, no, no. Che cosa hai fatto? È cattivo! È violento! Ma che con te? Mi scusi! Guarda, sta distruggendo la mia vetreria! Se soltanto lei mi votasse non succederebbe tutto questo! Lei è violento! No, la sua vetreria fa cacare! Oddio, che avete fatto? Oh, sto dando il benvenuto alla vetreria! La vetreria, sì, noi stiamo lavorando la sabbia e il vetro. Vetri su misura, sì. Qualsiasi colore, qualsiasi grandezza! Esatto! Molto interessante! E il moto sarà vi che ripara, Vic sostituisce. Una porca troia, incredibile. Oggi ho visto una bella lavavetri. No, lei non lava i vetri. No, lei no. Vi... Esatto. Non vedo l'ora di cambiare i vetri delle poste. Ok, mi faccio sapere se le servono. Ok, arrivederci. Ora può uscire. Sì, arrivederci. Vetri se ne gratis per il conte. Non credo proprio. Vetri, vetri. Che credo proprio. Vetri di vetro. Non credo proprio. Ammazzerei tutti, ve lo giuro. Ok, allora, dove sono rimasta io? Procediamo. Un pipo nell'occhio? Che male, oh no. Cos'è che hai nell'occhio? Hanno detto un pipo, non so cosa sia. Che palle però, mamma mia! Non smette di spammare! Sto pazzo! Ma è oggi che sono le lezioni! Sì, mamma mia! Vogliamo andare sopra? No. Dobbiamo andare in piatta, Vic. Oh, muto. No. Vai. Sei castato il... Signor colonnello. Io sono Elvio, stato e sono ancora braccio destro del prof Franconio, ma adesso io sono qui come imparziale presentatore per queste elezioni. Come candidati. Bravo, conosco. Gianco! Conosco. Bravo! Rispetto! Bel vestito! Anche il CEO. Buonasera, il CEO. Buonasera a tutti. Buonasera. Salve CEO, salve. Buonasera, buonasera. Mi raccomando, dacci la fate una premium. Buona stream e non dite le N-word. Oh, no, palle. No. Voglio soltanto fare una domanda a lei. Ma tutte le parole con la N, allora, quindi. Un attimo, sì. Perché manca il terzo candidato da presentare, il quale è Nova, la rana magica. Vai Nova! Grazie, Nova. Niente sputi. Bel vestito. Allora, il prossimo che sputa in lezione verrà buttato fuori. Da chi? No, che sono i miei voti quelli. Cavoli tuoi. Ognuno dei candidati, a cominciare dal conte, dica perché la gente qui dovrebbe votarti. Allora, è molto importante votare il conte. Perché voglio fare e vada al microfono. Vada al microfono, mi scusi. Giusto. Non si sente. Ha ragione. Non si sente. Parli più forte. Ok, voce. Favore. È voce molto importante in fondo... votare il conte perché vuole fare dei progressi tecnologici nella città, non vuole rimanere nella magia di merda. Bravo! Bravissimo! Fanculo la magia! Sì, ma abbastanza tessivo. Questo è l'attacco diretto, non penso sia consentito questa cosa, durante ricordo una candidatura. Ricordo a tutti il buono sconto del 50% all'Emporio, Adesso il CEO a venire qui a parlare e a dire perché la gente dovrebbe votarla. Ragazzi, ora... È un grande sogno che vive in noi.
Siamo la gente della libertà. Io, presidente, sono con voi. Siamo la gente che ama e che crede, che vuole trasformare il sogno in realtà. Presidente, siamo con te. Meno male, meno male che Silvio c'è. Che il zio c'è. Il zio. Mi ha commosso anche se non la voterò. Adesso, la rana magica. Perché dovrebbero votarla? Allora, innanzitutto, comunque sarebbe un periodo di prosperità per tutta Pandora, perché diciamo la magia può fare tutto. La magia può fare tutto rispetto a un contadino che è diventato conte dal nulla, non c'è nessuno attestato e promette truffe. Ma cos'è, c'è e promette truffe, assolutamente. Io prometto che darò zero tasse, zero tasse a tutti i cittadini, assolutamente. Non è partita IVA? Non ci credi, solo per i forfettari. Solo per i forfettari. Esattamente. Non va bene allora. Detto questo, se votate il conte voterete per un truffatore, questa Pandora andrà a rotoli. Se votate per il sito, in realtà mi toglierebbe un voto a me, quindi sì, votate bene, per me, grazie. Bravo, IVA. Bravo Nova. Allora, abbasso la rana, dateci la grana. Ecco la grana. Ho visto ordine, dei bruttissimissimi qua. E prendete tutti un po' di questo cactus. Questa è corruzione. Yo. Questa è corruzione, fermo. Questa è corruzione, no. Signorelio, è consentita sta cosa, signorelio, non è corruzione. Allora, adesso vi esplicherò come si votano. Ma è col succhino in mano. Oltre no? a questa tenda, scusate, c'è il seggio. Va bene? Troverete le cose. Troverete insomma i fogli qua dentro per votare. Mettete il nome e poi mettete il foglio. Avete capito tutti? Sì, signor capitano. Sì. Allora, poi uscite da questa parte, va bene, avete capito? Ah, mio Dio, una alla volta deve farlo, no! Uscita? Cretino. Uccidetemi! Voto nullo. Allora, partiamo uno alla volta, cominciamo da qui. Voglio togliermi il pensiero. Volevo far partire prima qualcun altro. Vado io. Stavo tanto? No, mio Dio, quanto bisogno stare qui ad aspettare, non ce la faccio, ragazzi, tortura. Questa è una tortura per me. Guarda come sono tutti vicini. Non posso darle torte. Che carino. Posso andare io? Non ce la faccio ad aspettare. Vado io. Grazie. Ragazzi, sono stato seduto per troppo. Ricordatevi che ha votato chi non ha votato. Lo so. Prendo solo foglio e scrivo il nome di chi vuole. Ok. Quando tutti avranno votato, i candidati saranno gli ultimi tre a votare. Allora, a questo punto. Non rompa le sedie anche lei. Ho fatto. Io ricordo inoltre che se salirò al potere, perché devo ancora votare, offrirò un coupon sconto del 30% sull'Emporio. Ma ce li avete i fan coupon? Ce li avete i fan coupon all'Emporio? Però un coupon dell'80% dell'Emporio. 80%? Tutto gratis, vai Nova. Io offro il 95% di sconto all'Emporio. Bravo. Chi offre di più? Analisa sta nel chill stasera. Tutta chill lei. Ma chi è Analisa? Molto ragazzi, vabbè, dovrebbe tornare. Qui ci proviamo a votare, scusate. Chi manca a votare qui, eh? Scusi. Mamma mia, quanto sono lenti tutti. Dice? Ora se la smettete di darvi le manate. Chi è la caponata? Allora, ma battere a fa culo, basta. E Cristian De Sica. Ma... noi possiamo autovotare? Ma cosa vuol dire? Manca gente. Che fatto? Senso? Ok, voglio andare anch'io. Quanto manca alla fine? Parecchio. Oh, oh mio Dio. Dove finisce? Sto facendo fumo. Signor Elvio. Ragazzi, è schifo. Ma la puzza? Guarda, si c'è. Guarda, lo vado a rallentare. Suoni, zio. Dai. E non cagli più. Oh, ma ce la fanno. No, mamma mia, quanto ce la mettendo. Dio, guarda che bellino, come si è vestito Goldo.
Mi viene proprio voglia di sparargli una freccia. C'è anche lui. Allora avete votato, sì, tutti. Perché un coltello in yes. mano. Oggi oh, sì. Dimmi, ti prego, non si sa mai. Sedetevi tutti, tutti. Chi ha vinto? Chi è Kratos? Kratos lei, che stava facendo? Allora, conti i numeri, conti i voti. Comunque se Gianco sale al potere, è la gara nostra fine. Un altro quanta... voto per Gianco. Ottimo. Quindi sono 2-2-2. Quanti siamo verso il conto? Due pari, due pari. 2-2-2. Tutti e due. Tutti e due, ok. 2-2-2. Un altro voto, attenzione per Nova. Ma come? Impossibile. Io troverò chi l'ha votato. Impossibile. Ragazzi, l'aiuterò, signor Gianco, l'aiuterò. Un altro voto, invece... per Gianco. Che buffone. Un voto per il CEO, attenzione, parità di nuovo. Un altro voto per il Conte. Bravo ragazzo. Rispetto. Fare più veloce mi scappa un sacco. Metto le mani a coppetta se vuoi. Scusate. Un altro voto per Gianco. Sì. No! Due di vantaggio, difficile da superare. Sembrano quasi non truccate queste elezioni, che strano. Ricordiamo un altro che per c'è... Gianco. Sì. Truffatori. Mancano altri quattro fogli e sono tutti per Gianco. Non ci credo. Che palle la telecamera, scusate. Ma un applauso al presidente. Che schifo. Presidente, siamo con te. Meno male che Gianco lì dice. Ragazzi, è svenuto. Mi sono appisolato. Ok, mi ero spaventato. Con questi piccoli problemi, guarda. Bravo Conte. Lei è il nuovo presidente. Voglio fare un discorso a tutti per rendere omaggio finalmente a una Pandora dove non vincono le elezioni, cose magiche, rane magiche, boicottamenti vari. Soltanto con la forza del Conte si potrà portare avanti questa serie di merda. Parole dure. Banca del seme. No, quella non ci sarà. Sarei la persona più ricca del mondo. Si è girato verso di me quando l'ho detto la banca del seme. E ci saranno tante altre innovazioni. Possiamo rifare le votazioni? No! Tocca fare delle modifiche. Bene con il conto adesso. Che voglio fare è che penso che sia d'obbligo di tutti è di fare un cazzo di vialetto davanti a casa, perché non si può vivere così. Abbiamo già fatto. Cazzo si può dire. Assolutamente. Il signor Ghiacciolino c'ha la casa dal giorno 1, non c'è manco il vialetto per arrivarci. Non c'è manco la strada. Modificare queste paludi? Siamo liberi di andare. Possiamo andare? È vero, io ho fatto tutto tranne che se. Ma che cazzo è successo? No, ti giuro, Vicky, io stavo puttaneva per addormentarmi, te lo giuro. È finita, sei cazzo. No, piano.